occhio perché il pallone viene regalato al Torino con Immobile, se ne va solo davanti al portiere, parte il tiro, rete, vantaggio del Toro, ha segnato Ciro Immobile solo davanti a Andukar. Quanti regali del Catania a questo Torino, ce l'ha raccontati Antonio Nucera di Sky. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Antonio, veramente anticipo di Natale ieri sembrava. Ieri Catania insomma maluccio. Catania maluccio. Sì. Quanta sì, generosità, sì. Insomma te la sei vista tutta perché l'hai commentata egregiamente come sempre, oggi la stavamo risentendo e insomma abbiamo scoperto la tua voce. Perché solo assist dei giocatori del Catania. Sì, tra l'altro lì le Grottaglie insomma dopo la partita era molto amareggiato perché effettivamente il suo errore poi ha comportato di fatto la sconfitta, è stato l'inizio poi della sconfitta. Sono episodi che girano storto, diciamo che non gli sta neanche dicendo bene quest'anno al Catania, quindi sono gli ultimi in classifica per il momento assieme al Chievo che si è rialzato nel derby, ma di questo parleremo in chiusura. Insomma andiamo in ordine di classifica, la Juventus prende la testa momentaneamente in attesa della Roma, mentre le altre, quindi il codone che segue, si ferma o perdono o pareggiano, perdono Napoli, Fiorentina e Verona e pareggia l'Inter a Bologna. Il tuo punto sulla giornata, Antonio? Sì, aspettando la Roma, diciamo che la Juve si è confermata su un campo non semplicissimo, ma insomma ci poteva stare la vittoria della Juve a Livorno. E la cosa abbastanza sorprendente è stata la vittoria del Parma a Napoli, però credo che lì ci sia anche un discorso legato alla Champions, perché il Napoli sa perfettamente che domani si gioca di fatto tutta la stagione, quindi credo che mentalmente siano arrivati un pochino distratti la partita col Parma. E il Parma quando è in giornata può dare fastidio a tutti, quindi tutto sommato anche lì è una sorpresa ma non clamorosissima. Sull'Inter ha avuto un sacco di opportunità, poteva vincerla questa partita di Bologna, ma anche gli episodi insomma hanno aiutato un pochino il Bologna a portare a casa questo punto, quindi la conferma della Juve, la caduta del Napoli e questo pareggio così dell'Inter che ha perso un'occasione per salire al terzo posto. Adesso la cosa fondamentale è vedere come reagisce la Roma di fronte ai risultati di ieri, se riesce a tenere questa testa della classifica da solo o no. Non è una partita oggettivamente molto semplice quella col Cagliari, però è una partita alla portata, deve stare molto concentrata perché comunque il Cagliari dopo la vittoria prima della pausa si è un pochino tirato fuori dai guai, però diciamo che il pronostico tendenzialmente è per la Roma. Cagliari che soprattutto sembra la squadra perfetta a dar fastidio in contropiede per la qualità degli attaccanti che ha, va messa in difficoltà perché in difesa non ha certamente le sue individualità migliori, ma qualora dovesse essere chiamata a esprimersi in avanti, l'abbiamo vista a Firenze per esempio con Saui, Barbo, con Cosso e con Pinilla addirittura in panchina, insomma una squadra che può fare... La rosa è buona, sì, la rosa è buona. Soprattutto davanti mi sembra una buona squadra, dietro ogni tanto concede qualcosa, però credo che se la Roma riuscirà a interpretare bene la partita, soprattutto all'inizio, nei primi 20 minuti, la prima mezz'ora, magari sbloccando il risultato, poi la partita potrebbe mettersi anche in discesa. Pensi però che non possa... c'è da sottovalutare il Cagliari. Pensi che possano, come dire, distrarre le voci che vedono i due azionisti, quello di maggioranza Pallotta e quello di minoranza Unicredit, beccarsi e sono di schermaglie verbali, oppure Garcia, che ha già dimostrato in questa stagione di schermare molto bene la squadra, ha fatto da filtro ancora una volta? No, diciamo che per il momento non è una situazione che si ripercuote, credo, sullo spogliatoio, perché dal punto di vista economico, pagamento di stipendi e tutto il resto, insomma, la società è tranquilla, quindi si tratta soltanto di una vicenda legata al passaggio di quote che per ora secondo me resta abbastanza distante dallo spogliatoio se non dovessero esserci sviluppi ulteriori, quindi mi pare che la squadra adesso abbia la testa soprattutto al campionato e a questa partita, visto che appunto veniamo da due settimane di sosta e bisogna ritrovare il ritmo giusto. Questo è sicuro. Invece è grandissima crisi in casa Milan, caro Antonio, insomma tra dirigenza e campo. È uscito anche un tweet sospetto di Mario Balotelli, anche se poi ha chiarito, almeno ha voluto dire che fosse per un amico boxer. Fatto sta che c'è caos, giocatori che arrivano in ritardo all'allenamento, Galliani che si dice stufo, si pareggia in casa col Genoa, si sbaglia un altro tiro dal dischetto. Che sta succedendo? No, succede che la stagione è cominciata male, per il momento non ci sono segnali di svolta.
quindi nessuna novità insomma rispetto alle ultime settimane. La squadra ha difficoltà di gioco, ha difficoltà anche a segnare in partite casalinghe, diciamo non complicatissime, anche se il Genoa in questo momento è una squadra ostica, però la situazione comunque potrebbe prendere una pessima piega da un momento all'altro se il Milan non si tira fuori da questa situazione, anche perché adesso il calendario per il Milan diciamo che non è esattamente una passeggiata, perché deve andare prima a Catania domenica e poi deve andare a Livorno, e sbagliando queste due partite rischia di trovarsi dentro fino al collo nella zona retrocessione. Quindi, tra l'altro poi sarebbe difficile tirarsene fuori prima di Natale, perché dopo le trasferte di Catania e Livorno c'è Milan-Roma e Milan-Inter, quindi due partite difficili. Quindi vediamo come passa queste due trasferte di Catania e di Livorno, però converrebbe cominciare a far punti pesanti in trasferta per evitare appunto di essere poi risucchiati in una zona pericolosissima. Sì. C'è un risultato in particolare che ti ha stupito in positivo o in negativo in questa domenica sportiva, Antonio? No, diciamo che soprattutto questa vittoria che ho visto ieri del Torino mi ha lasciato abbastanza stupito, insomma una vittoria rotonda, netta, sia per come ha ceduto il Catania, sia per come ha reagito il Toro, perché vedo individualità che stanno venendo fuori in maniera decisa, insomma a parte Cerci che già lo conosciamo anche a livello di nazionale, però ho visto molto bene Ciro Immobile, ho visto crescere molto il Cadduri, ho visto una squadra che insomma non è un caso che a Torino quest'anno abbiano fatto fatica tutti, anche la Juve che ha vinto il derby ma insomma con un gol in fuorigioco, il Milan l'ha ripresa al 90esimo, stava perdendo col Torino, quindi è una squadra secondo me ancora abbastanza inespressa, il Toro potrebbe venirne fuori nel medio periodo molto bene, credo che non abbia nessuna difficoltà per salvarsi, ma potrebbe diventare una squadra fastidiosa per tutti. Finalmente Immobile, perché è un giocatore che abbiamo atteso tutto l'anno scorso, veniva da quella splendida stagione in Serie B con Todi da goleador che sembravano nitide e chiare, e poi invece un anno di appannamento, anche quest'anno l'inizio è stato un po' diesel, però adesso si è sbloccato. Sì, adesso credo che sia il modulo che finalmente Ventura è riuscito a trovare sia quello giusto, quindi con Immobile, Cerci più un'altra mezza punta che può essere il Cadduri piuttosto che Barreto, c'è cioè un altro attaccante veloce, potrebbe diventare una squadra molto fastidiosa, quindi adesso già si è messo dietro un sacco di squadre con la vittoria di ieri, compresa anche il Milan che sta dietro al Torino, quindi per il momento il Toro è lì tranquillo a metà classifica, però dovessi infilare ancora 2-3 vittorie prima di Natale potrebbe anche puntare un po' più su. Questo per quanto riguarda il campionato, un ultimo flash te lo chiedo sul Chievo dopo il derby vinto, il derby di Verona vinto all'ultimo respiro, anche se poi nel secondo tempo l'ha meritata, ancora prima di segnare la vittoria il Chievo. Per la zona salvezza come... Una squadra molto, molto abituata a lottare, quindi credo che il Chievo lo troveremo lì in lotta per la salvezza fino alla fine, così come il Sassuolo che dopo l'inizio complicato adesso si è rimesso un po' in sesto. Potrebbero avere difficoltà le squadre che non sono tanto abituate a stare lì sotto, quindi soprattutto il Catania che da diversi anni non lottava più per la salvezza, così come la Sampdoria che comunque ha preso un buon punto ieri con Mihajlovic, così come anche lo stesso Bologna, quindi bisogna vedere se da metà classifica dovessero scendere verso la parte bassa altre squadre come reagirebbero. Sto pensando al Livorno che aveva cominciato bene ma adesso mi sembra un po' in calo, e eventualmente il Milan che appunto è appena sotto la zona rischia, però dovesse essere risucchiato lì sotto insomma diventerebbe complicato. Sembra pazzesco. Allora andiamo verso la Champions League, visto che poi ti ascolteremo lunedì prossimo. Il Milan andrà a giocare al Celtic Park, che è uno dei campi forse tra i più belli, non diciamo il più bello ma tra i più belli. È importantissimo fare punti per ipotecare la qualificazione, quindi almeno un pareggio. E poi invece il Napoli contro il Dortmund si gioca praticamente la stagione, e abbiamo visto quanto conti questa partita anche per quanto riguarda i tedeschi, che ne hanno presi 3 il Dortmund dal Bayern Monaco in casa, quindi non solo per il Napoli è contato questa. Sì, però penso che tutti e due in qualche modo avessero già la testa alla Champions, perché per entrambe a questo punto è una partita da dentro o fuori, cioè chi vince passa e chi perde probabilmente va a giocarsi la Coppa UEFA come terzo del girone, quindi bisogna capire che tipo di approccio avrà il Borussia a questa partita, credo il solito, visto che quando giocano in casa partono sempre fortissimo a livello di Coppa. Andiamo proprio sui pronostici, come le vedi le tre italiane, quindi Dortmund-Napoli, Celtic-Milan e Juventus-Copenaghen?
Beh, diciamo che sulla Juve, insomma, se non vince questa partita, ecco, è chiaro che resta fuori, però merita. Non posso pensare, no, sì, non posso pensare che, insomma, non porta a casa i 3 punti col Copenaghen in casa. Sul Milan non riesco oggettivamente a decifrarlo, perché può fare qualunque cosa, cioè può, ha i mezzi per andare a vincere a Glasgow, però se continua il trend di questo momento rischia anche di perdere male, quindi assolutamente indecifrabile. Il Napoli secondo me ha i mezzi per non perdere in Germania, diciamo che andare a vincere lì è complicato, però diciamo, può portare a casa un pareggio che potrebbe anche rimandare tutti i discorsi all'ultima giornata della Champions. Sì, con un pareggio poi sarebbe, non dico fatta perché non è fatta, però anche quasi. Lì andresti in vantaggio con gli scontri diretti sul Dortmund, ma soprattutto ricordiamo che perdendo il Napoli poi sarebbe chiamato all'impresa di dover battere l'Arsenal con 3 gol di scarto nell'ultima giornata. Sì. Antonio, ultima domanda e poi ti lasciamo, esuliamo proprio dai tecnicismi, andiamo a parlare di infrastrutture se vogliamo. Sabato pomeriggio a Roma ha giocato il rugby allo Stadio Olimpico dopo peraltro 10 giorni di pioggia incessanti sulla capitale. Oggi si troverà la Roma in campo, non so che stadio troveremo, tutto mi fa pensare che non sarà un manto erboso esattamente così intatto. Non c'è nulla che si possa fare per in qualche modo invertire l'ordine delle cose, cioè far giocare al limite dopo il rugby prima le partite di calcio sia per la Roma che per la Lazio poi quando capita? Sì, la soluzione sarebbe lo stadio di proprietà delle squadre di calcio, in modo che a quel punto hai casa tua dove giocare e il problema sarebbe risolto. Se l'Olimpico come è in questo momento rimane di proprietà del CONI, è chiaro che il CONI non può dire di no alle altre federazioni, considerato che appunto è uno stadio a disposizione di tutti. Si poteva sicuramente cercare un incrocio di date differente con le due partite più distanti una dall'altra. Non so come mai non sia stato utilizzato il Flaminio per il rugby in questo caso, però poteva essere forse una soluzione perché migliore. Perché staccano un sacco di biglietti, ha moltissimo successo e quindi non bastano più le poche migliaia che offre il Flaminio, servono gli 80.000 dell'Olimpio, è sempre pieno. Sì, però venendo anche dalla sosta, la Roma non poteva giocare prima del rugby, per dire. No, perché c'hanno le nazionali, quindi comunque mai, per esempio gli sudamericani li avresti avuti il giovedì. C'è chi ha giocato sabato con tutti i nazionali? Non credo. Sì, però non credo. Il venerdì non gioca praticamente. Quando dopo le soste nazionali, se vedi il programma del venerdì, non gioca praticamente nessuno. Sì, quasi nessuno. Diciamo che se il problema si risolve con lo stadio di proprietà, questa situazione in futuro non si riproporrà più. Però ci vogliono comunque dei tempi abbastanza lunghi. Prima o poi dovrà sbloccarsi la questione legata agli stadi di proprietà per le squadre di calcio italiane, perché siamo indietro molto rispetto a tutte le altre europee, però l'unica strada per metterci al passo è che ogni squadra di calcio vada a costruirsi il suo stadio. Antonio, centrato il punto, non si scappa. È l'unica e staremo a vedere ovviamente anche su questo. Antonio, noi ti lasciamo, sappiamo che hai tanti impegni quest'oggi, quindi ti ringraziamo di essere stato comunque con noi e ci risentiremo. Buon lavoro, grazie. Buona giornata, buon lavoro Antonio Lucera di Sky. Overtime.